Allora, stiamo per incontrare Simona, italiana che ha vissuto all'estero per diversi anni e poi ha deciso di rientrare in Italia. Vediamo se la filmiamo in diretta. Nel mezzo dei quattro canti. Ma non puoi venire così! Simona ci porterà in un ristorante tipico. Sì, tipico, sì. Sono cose molto, molto carine. Simona ci racconterà anche della sua esperienza di italiana che è rientrata dall'estero dopo quanti anni? Dopo quasi 8 anni. Dopo quasi 8 anni. Mm-hmm. Ciao mamma. Dove vivevi all'estero? A Istanbul. A Istanbul, quindi in Turchia. Sì, bellissimo, favoloso, un posto magnifico. Che cos'è che ti ha spinto a lasciare l'Italia? A me ha spinto in realtà la voglia di scoprire posti nuovi. E poi ho fatto un viaggio a Istanbul che mi ha proprio cambiato la vita. Perché ho deciso dopo questo viaggio proprio di andare lì, lavorare lì, imparare la lingua. E ho deciso poi di rimanere. Ho lasciato tutto. Però avevo finito gli studi, quindi ero libera. Era un momento della mia vita perfetto. Certo. Per intraprendere questa esperienza. E quindi col supporto di tutti i miei amici Sono andata. Cosa facevi in Turchia? Lavoravo come merchandiser, un'azienda di abbigliamento. Okay. In tantissimi paesi nel mondo. C'è stato un momento che ti ha fatto capire che bisognava tornare in Italia? Cioè tu come... cosa che ha fatto scattare la molla? Come ti sentivi? Perché io ho iniziato a capire di non essere più felice. C'era qualcosa che non andava, non riuscivo bene a capire cosa fosse. Era il lavoro, era la solitudine, la lontananza dagli affetti, la lontananza da casa, la mancanza di luce. Però sicuramente ero entrata ormai in un circolo vizioso di negatività dal quale non riuscivo più a uscire, nonostante io sia sempre stata una persona molto positiva, molto anche mi ritengo di essere abbastanza forte. Quindi non riuscivo più a uscirne e ho capito che l'unico modo per capire che cosa dovessi fare della mia vita era tornare qui. Molto vivace vivere qua in centro storico. Quindi ti piace che tu esci da casa? C'è tutto. C'è vita, sì. Esco da casa e c'è la vita. Volevo capire se la mia vita sarebbe stata solo lavorare, solo lavoro, guadagnare, o se volevo un attimino ritrovare me stessa e fare qualcosa per me stessa, dedicarmi ai miei interessi. Ecco perché tornata in Italia, la prima cosa che ho fatto è stato viaggiare, comprare un sacco di libri, iscrivermi al mio corso di spagnolo, che è una cosa che volevo fare da anni. Tu sei tornata che già qui avevi un lavoro o sei venuta? No, in realtà sono venuta così a riposarmi. Quindi sei stata dalla famiglia sostanzialmente? Sì, con la mia famiglia, con i miei amici, ho fatto un sacco di giri turistici per la Sicilia e oltre. Dopodiché per caso ho iniziato a lavorare presso un'organizzazione che è un centro studi europeo che si occupa di progetti dell'Unione Europea, qua con base a Palermo. E devo dire che mi è piaciuto, è iniziato come un gioco, non sapevo neanche io se effettivamente era quello che volevo fare o no, però ho detto tentiamo. Hai detto proviamo. Proviamo. E il lavoro poi ti piaceva. E mi è piaciuto al punto tale che sto ancora lavorando in questa organizzazione. Questo posto si chiama Caffè del Cassaro, si mangia davvero bene. Qual è la specialità di questo posto? Allora, le paste del giorno, però in realtà fanno tutto buonissimo, anche la pasta col pesce spada e le melanzane, con la glassa, che è una cosa tipica palermitana, è il sugo che rimane quando cucini la carne. La pasta con broccoli arriminati. Come tradurresti la parola arriminati? Arriminato vuol dire che ce la mangiamo e basta. Ci è arrivata la mitica torta con dentro la ricotta. Il motivo principale per cui Simona è tornata, riassumendo, qual è stato? Avevo bisogno di staccare, di tornare in un paese dove la vita per me è facile, perché si parla la mia lingua, dove posso essere me stessa, dove ho i miei affetti. Cos'è che ti manca dell'estero? Mi manca il cinema. Perché il cinema in Italia è in italiano, quindi noi doppiamo tutti i film, quindi Tom Cruise ha la sua voce qui italiana, c'è un attore che dà la voce a Tom Cruise da sempre. Infatti io in Italia non vado più al cinema, a meno che non si tratti di film italiani. Mi chiedevo questa cosa, tu sei stata 8 anni praticamente in Turchia ed era un lavoro ben pagato, era dipendente. Sì.
Come funziona con i contributi? Cioè, per la pensione, cioè tutti questi soldi, dove sono? Allora, i soldi in teoria ci sono, in Turchia. E avendo io lavorato quindi con un contratto regolare, quindi avendo pagato i contributi poi a Istanbul, quello che succede è che quando farò domanda per la pensione, poi questi contributi mi verranno trasferiti dall'estero qui in Italia. Qui il Parlamento ha proclamato l'indipendenza della Sicilia. Qui si fanno i pupi siciliani, sono i pupi caratteristici siciliani, questi in particolare sono quelli palermitani, sono diversi da quelli catanesi, molto più grandi e pesanti da manovrare. Questa è una tradizione che va avanti, nonostante si sia persa nel corso degli anni, c'è ancora chi fa a mano i pupi. Sono 69 anni. Salita sulla cattedrale, ho visitato, insomma, ho visto i tetti di Palermo dall'alto della cattedrale e veramente ne vale la pena, è uno spettacolo unico. Palermo ha questo suo passato arabo e quindi questa cosa viene fuori da diversi dettagli della città, alcune vie ancora hanno il nome in arabo, la cattedrale stessa è in stile arabo normanno e in più Palermo ha e ospita una grandissima comunità musulmana. Io venendo dalla Sicilia ho notato tantissime similitudini tra Sicilia e Turchia. Percorrendo questa strada raggiungiamo la moschea tunisina, una delle più grandi di Palermo. L'imam è una persona che ho personalmente conosciuto, è una persona molto aperta al dialogo, parla benissimo italiano, comunica moltissimo con la comunità cristiana, con la chiesa di Palermo. Hai detto tu quindi che ci hai parlato personalmente, sei andata lì perché? Perché ho sempre avuto contatti mentre ero in Turchia, ovviamente con i miei amici, il mio ragazzo di religione musulmana, e spesso non riuscivo a capire alcuni concetti, alcuni comportamenti, e adesso invece mi sono molto più chiari ed è stato molto disponibile. Qui mi sento un po' a Bushwick, Brooklyn, New York. E Simone ci porta a casa sua. Prego, da questa parte. Grazie. Però la vista fuori. Ma che silenzio che c'è, siamo in centro. Questo è il posto di Istanbul. Perché l'ho comprata l'anno in cui sono arrivata a Istanbul, quando mi sono trasferita. Volevo decorare la mia casa, renderla più mia. E ho trovato per caso questa stampa. Mi ricordo l'ho comprata a 5 lire turche. Ed è rimasta, diciamo, messa da parte perché l'idea era quella di comprare una bella cornice. Poi finalmente dopo tanti mesi ho trovato anche la cornice ed è stata appesa in casa mia tutta la mia permanenza, quindi tutti gli anni in cui ho vissuto a Istanbul. E quando sono tornata la prima cosa che ho fatto è prendere con me questa stampa, che adesso in maniera molto modesta ho appeso. Stare attento alla testa. Lasciamo la zona cattedrale per dirigerci verso un posto segreto. Sì, una sorpresa. Questo era un monastero di clausura. E guardate che bello il chiostro. Ecco, ci andiamo a mangiare un po' di dolci. Guarda lì. Così antico che se ne parla, ad esempio, nel Gattopardo. Devo mandare la foto alla mia amica americana che lo sta leggendo, del Leopard. Proviamo la fantastica genovese del monastero di Santa Caterina. Divina. Buonissima. Mi sta venendo in mente una cosa. Cosa? È che molti miei amici, forse anche molte persone che vedranno questo video, si domanderanno se Simona somiglia a un'attrice famosa. Sì. Famosa attrice italiana. Ah. Nei commenti, scrivete. Devo andare all'ultimo piano. Le mie occhiaie. Ma l'ascensore non parte. Questo è un posto fantastico, inesplorato, perché non c'è nessuno. Si riempie l'orario di aperitivo. Si riempie l'orario di aperitivo. Tu chiaramente adesso vivi a Palermo, sei tornato in Italia, nel sud Italia, perché noi siamo di qua. Sì. Quindi questo presenta chiaramente delle sfide. Dal punto di vista lavorativo, della soddisfazione professionale, sì, immagino che tu ti sia dovuta
adattare a un ambiente che non ti offre quello che ti offre la Turchia. Certo, un ambiente comunque completamente diverso. Sicuramente quello in cui lavoro io è un ambiente molto informale, pieno di giovani. Ti dà tantissime possibilità perché comunque puoi viaggiare tantissimo rispetto a quello che facevi in Turchia dal punto di vista finanziario. Parlando di guadagno, effettivamente la Turchia mi offriva sicuramente di più. Io mentre ero in Turchia, Istanbul in particolare, non ho mai sperimentato su di me alcuna forma di discriminazione di genere. Invece tornando in Italia, inaspettatamente mi sono ritrovata ad avere a che fare con battute sessiste, diciamo in qualsiasi ambiente, formale o informale, con una situazione dove le donne sono indietro rispetto agli uomini, da tutti i punti di vista. Cosa che invece in Turchia traspare di meno, magari c'è anche allo stesso modo, però traspare di meno, forse perché sono anche un po' più timidi, un po' più riservati, invece qui, puoi dire, la battuta. Non è che chiaramente uno torna ed è tutto rose e fiori, giusto? No, io ancora sto cercando il mio equilibrio, non ho raggiunto ancora quella felicità che pensavo di ritrovare immediatamente tornando qui, forse perché comunque quei tanti anni passati all'estero mi hanno davvero cambiata. E mi hanno dato tante cose che qui comunque non trovo, che non posso essere. Ti senti un po' straniera a casa tua? Mi sento comunque ancora un po' straniera a casa mia. Si comincia a studiare questo fenomeno shock culturale inverso. Cioè che tu sei scioccato delle cose con le quali sei cresciuto perché in un certo senso non le riconosci sì, più. Sì, ma anche la lingua. Io mi ricordo che tornando io sognavo e a tuttora mi capita di sognare in turco, ad esempio. E questa cosa mi ricordo che starnutivo e dovevo dire ciocchiascià, che in turco sarebbe il nuovo modo in cui si risponde a uno starnuto. Ed è stato per me molto difficile fare in modo che la mia mente si staccasse dalla lingua turca e iniziasse a pensare come un italiano in italiano. E ci vuole un bel po' prima di iniziare a mettere le radici di nuovo, quella che poi è la tua terra. Io ancora mi sto abituando, dopo due anni. Okay. Quindi puoi dire che questa scelta di tornare in Italia è una scelta della testa, dove si fa un'analisi costi-benefici e poi uno dice torno, o è una scelta più dettata da un desiderio e poi tu ti adatti? E nel mio caso potrei dire 50-50, 50-50. Okay. Una parte di cuore, ma una parte anche di testa. Domanda da $1,000,000. Spara. Tornerai a Istanbul? Yes o no? Allora, io torno sempre, ma in vacanza. Se mi chiedi se tornerò a viverci, mai dire mai, ecco. Okay. Oggi so che sono qui, ma domani non lo so. Non lo sai. Questa è l'esperienza di Simona, intervisterò altre persone, italiani all'estero, che sono tornati e ci raccontano un po' del loro anche conflitto interiore, di tutto quello che a livello umano, psicologico, sociale hanno vissuto. Alla prossima. Ciao. Should be easy, why should it not?